In collegamento telefonico da Orso Marzo il presidente della Proloco, Giuseppe Campagna. Buongiorno. Buongiorno a te Martino e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, buongiorno Giuseppe, noi vogliamo parlare dopo tanto dire sul coronavirus e comunque che sta preoccupando tutti, che domani a Orso Marzo sarà festa grande per il Martedì Grasso. È stato organizzato il carnevale anche ad Orso Marzo e c'è tanta voglia di divertirsi, giusto? Sì, c'è tanta voglia di divertirsi, quest'anno anche noi ad Orso Marzo abbiamo voluto far diventare evento questa festività o evento, come possiamo definirlo, del carnevale e per la prima volta è stato preparato un carro allegorico, nel nostro caso rappresenterà la casa dei Puffi e verrà fatta una sfilata per le vie del nostro meraviglioso borgo. Permettimi di usare il termine meraviglioso, Ci io mancherebbe. sono di parte, essendo marsese, però ce lo dicono in tanti turisti che ci vengono a trovare. No, no, te lo dico La anche io sfilata. perché davvero è un borgo che deve essere valutato tanto, tanto, tanto. Vero, vero. La sfilata poi terminerà in Piazza Municipio, dove proseguirà poi la classica festa del carnevale. Avremo uno spettacolo di magia comica a cura dell'associazione Non c'è pace di Lamezia Terme. L'intrattenimento musicale invece sarà a cura della scuola di ballo Latin Soul del maestro Francesco Truscelli. E lì saranno anche organizzati dei giochi per grandi e piccoli, e alcuni di questi giochi saranno proprio quelli tipici della tradizione orsomarsese. Colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente quelli che noi della Proloco di Orso Marzo abbiamo definito gli amici della Proloco, che sono appunto degli amici che nonostante gli impegni lavorativi hanno dato il cuore e l'anima per la realizzazione di questo carnevale. E senza di loro non avremmo potuto fare probabilmente tutta questa grande organizzazione. Ecco, vogliamo ricordare che questa manifestazione infatti è stata creata spontaneamente, cioè vi siete Sì, uniti, tante assolutamente. persone hanno voluto comunque dare il loro contributo. Il loro contributo, esattamente. Per noi orsomarsesi è molto importante la realizzazione di questo carnevale, perché possiamo dire che in un periodo dove si tende molto a lasciarsi andare e ad arrendersi nelle cose, vogliamo mandare un messaggio, un segnale particolare a tutti i paesi come Orso, che bisogna unire le forze perché anche le piccole comunità hanno tanto da poter dare e da poter realizzare, perché mettersi insieme è già un inizio, rimanere insieme possiamo definirlo un progresso e lavorare insieme comunque vada è un successo. Ecco, questo è stato poi anche il successo del vostro borgo che in pochi anni ha completamente ribaltato la situazione da isolamento e invece è riuscito a diventare un borgo, per così dire, attivo e pieno di vita. Questo lo Assolutamente dobbiamo sì, dire. speriamo sempre di proseguire un cammino migliore. Ci tengo a dire che anche con la realizzazione di questo carnevale cerchiamo un po' di combattere anche la psicosi di questi giorni tristi e di ansia, naturalmente con le dovute precauzioni e con i vari piani di sicurezza che sono stati effettuati. A che ore inizia la festa? Sì, la sfilata inizierà dalle 14 e poi proseguirà con la serata.